Ma ragazzi, io vi dico che se questo video arriva entro oggi a 2500 mi piace che sono pochi, ragazzi, io creo un torneo, ma non un torneo con le gemme, un torneo come ai vecchi tempi, in cui il vincitore, ragazzi, vincerà 15 euro di gemme, che non sono tante, ma insomma, perché no, sono comunque sempre 15 euro regalati. Ciao a tutti ragazzi, sono Piazza, bentornati nel mio canale ragazzi. Oggi siamo qui con un video su Clash Royale. Apriamo subito questo bellissimo baule in cui troviamo niente. Ragazzi, vi dico che se dovessi parlare male o d'altro è perché ho un bel problema alla bocca. Solo che comunque volevo fare questo video a prescindere. Quindi se dovessi fare taglio e dovessi parlare in modo un po' particolare è per questo problema, che si chiama afta, per chi non... No, se qualcuno sa cos'è un afta sa quanto dolore io stia provando in questo esatto momento. Niente ragazzi, possiamo partire. Se l'avversario lo troviamo in giornata, eccolo qua. Allora, ci siamo. Picco ghiacciato, livello 10 addirittura. Vediamo come ce la giochiamo. Parte subito con una capanna. Ho un bruttissimo presentimento, perché vuol dire che lui sicuramente avrà uno spawn. Lui ha uno spawn deck. Era un po' che non, è un po' che non gioco, sono sincero. E questo spawn deck è anche un bel po' che non lo becco contro. Mi è già capitato chiaramente. Io parto abbastanza offensivo e vediamo che cosa ha lui per proteggersi. Sono curioso. Vabbè, chiaramente al mini pack. Nel frattempo da destra stiamo subendo un po' di danni, però da sinistra noi ne stiamo facendo altrettanti. Ok, mini pack è andato giù. Vediamo adesso con bombarole e secondo di ghiaccio quanto danno riusciamo a fare. Ok, siamo in netto vantaggio, devo dire. Sotto i 1000 punti vita. Nel frattempo lui col domatore da quel lato ci fa un po' di dolore. Però grazie ai barberi riusciamo comunque a stoppare tutto. Ok. Allora, 247 punti vita, quindi la torre di sinistra è praticamente andata giù. Vediamo se ha qualche struttura per tipo torre bombardiera o altro per bloccarmi il gigantoria. Non me lo blocca nemmeno, 1-0. Partenza molto buona, solo che se lui dovesse andare, devo riuscire a fargli la seconda torre prima che lui vada in extra time. Perché? Perché lo spawn deck ha questa caratteristica, ovvero nell'extra time con il doppio Elisir è infermabile. Cioè si cominciano, come lui comincerà a mettere giù capanne senza sosta e lì sarà una cosa infermabile. Quindi devo essere bravo io a riuscire a interrompere tutto prima che lui arrivi, insomma, al minuto finale. Solo che mancano ormai 25 secondi, ce la stiamo giocando abbastanza bene. Solo che io ragazzi odio questi deck. Non dico è cancro, ognuno può giocare come vuole, però io odio questo tipo di deck, perché io personalmente faccio un po' di fatica a fermarli. Però ognuno è libero di giocare come vuole, quello sicuramente. Cerchiamo di farmare il tutto. Già adesso ragazzi siamo messi male, perché non ho più Elisir per proteggermi io. Non so come fermare tutto sto bordello che mi ha pareggiato. Molto bravo devo dire. Mi ha pareggiato 1-1 subito. E adesso lui è sopra di Elisir, anche se io comunque metto gli estrattori. Anche se metto gli estrattori lui non frega un cazzo, perché è sopra di Elisir. Provo direttamente ad andare sulla torre centrale, che mi ha fregato. Mi ha fregato ragazzi, perché se fossi riuscito ad attaccare direttamente la torre centrale, magari sarei riuscito in qualche modo a infliggergli così tanti danni da potermi appunto impostare solo su quelle. Invece no, sta mettendo giù un casino di truppe, un casino di capanne ragazzi. E quello che non volevo succedere se sta succedendo, ovvero mi sta mettendo un casino di truppe a secondo e non ho più modo di gestire la partita. Quindi un modo di riuscire a vincerlo, di provare a vincerlo, quantomeno a pareggiarla, a riuscire a mettere più edifici possibili, in questo caso io solamente l'estrattore, per far deviare anche il domatore che ha. Nel frattempo riusciamo a fare un bel po' di danno alla sua torre centrale portandola a 2000 punti vita, solo che anche la mia centrale ragazzi è messa davvero davvero male. Un minuto alla fine, lui ha 1700 punti vita, io sono sotto i 1000 a momenti, ragazzi mi sa che me ne fa 3, mi sa che me ne fa 3. Qua devo essere molto molto bravo io a gestire la situazione. A questo punto ragazzi proviamo a portarci il pareggio a casa, perché altrimenti ci frega. Domatore che verrà ovviamente deviato dal nostro estrattore, 600 punti vita, vado con una scarica, però devo mettere giù assolutamente un altro estrattore, perché c'è anche la bomba, c'è anche la fireball. Se riusciamo a pareggiare siamo bravi, ma ora se lui metterà giù un domatore e mi ha fatto la terza corona chiaramente. Mi farà la terza corona chiaramente. È stato bravo però. È stato bravo. Non dico niente. Non dico con gli spawn deck è facile. Ha vinto, perché comunque ha giocato anche abbastanza bene. Io non sono capace di contrastare questi deck. Ero partito io in vantaggio,
Meno 32, ahimè, non sono pochi, però vabbè, comunque alla fine ci può stare, vincere e perdere, va benissimo. Nel frattempo è un botto che non apro neanche la TV Royale, non so neanche più se ci sono mai finito, che magari ci sono finito, io neanche me lo ricordo, perché alcuni mi hanno piazza, e occhio con gli attacchi che facevi prima, potevi essere capitato in TV Royale. Sì, però non è una cosa che guardavo spesso, quindi non posso nemmeno io saperlo, sinceramente. Nuovo incontro, ragazzi, nuovo incontro con un livello 9, Flying Cupcake dei PP Pirates. Ok, partiamo subito in modo abbastanza cattivo, perché voglio capire la tipologia di carta che ha lui. Molti di voi mi dicono: Piazza, secondo me sbaglia attaccare così. Ci sono tantissime tipologie di attacco e questo è chiaro. Intanto scarichiamo sui go, sui come si chiamano, gli sgherri. Facciamo fuori il gigante. Però qui ci fa male. Ci ha fatto male. È partito molto bene, ma anche noi comunque siamo messi bene, perché abbiamo inflitto lo stesso numero di danni, praticamente 18 punti vita in meno io, ma siamo praticamente lì. Dobbiamo andare un po' in over di Elisir, perché altrimenti non riusciamo a giocarci le carte importanti. Avendo un deck, oh cazzo, la mongolfiera, ragazzi, io la soffro abbastanza. La soffro abbastanza perché non ho tante carte per deviarla. Posso sperare il mago di ghiaccio, ok, fermato, se mi è andato abbastanza bene. Lo stregone di ghiaccio a volte riesce a fermarmi la mongolfiera, però è davvero una carta che io odio. L'ho usata anch'io, odio perché, non nel senso che non devi usarla, odio perché io faccio fatica a fermarla. Quindi chiaramente se ce l'hai mi fotti, semplicemente mi fotti. Bombarolo che è rimasto vivo, fermiamo assolutamente questo moschettiere. Forse il mini pack arriva, dai un colpo, non ci credo. Non ci credo, ragazzi, mi sono davvero davvero molto molto sfortunato. Dobbiamo vedere, ragazzi, come gestire la partita. Siamo messi abbastanza bene, praticamente siamo in pareggio puro. Solo che devo vedere di riuscire ad andare sopra di Elisir, quindi mettere più estrattori possibili, e in successione andare a schierare il mio gigante royale, il mio bombarolo, lo stregone di ghiaccio e tenermi la scarica. In questo modo dopo lancio il mini pecca. Che cazzo. In questo modo dopo la... Perché ha lanciato... Vabbè, ci può stare, alla fine mi ha fermato il gigante royale abbastanza bene. Ora fermiamo anche noi l'ordine dei scheletrini, la fermiamo in modo abbastanza semplice. Ora, ragazzi, l'obiettivo è fermare quel moschettiere messo là dietro. Perché il moschettiere... qui, ragazzi, ci arriva sotto torre, Vado con una bellissima scarica. Ok, devo fermare tutto. Mini pecca, bombarolo qua, così fermiamo anche il moschettiere. Ok, siamo nuovamente in una situazione di pareggio. Ce la stiamo giocando abbastanza bene tutti e due, quindi devo dire che non mi lamento. Sapevo che mi avrebbe lanciato la mongolfiera, quindi ho usato subito lo stregone di ghiaccio. Vado con una scarica, mi lancia le frecce, solo che questo giro, ragazzi, sotto torre, ci arriva e mi fa anche una hit. Solo che anch'io, ragazzi, sto facendo un sacco di male e penso di riuscire a fargli fuori la torre. O comunque, no, ha messo la torre bombardiera, è stato molto bravo, complimenti. Metto un estrattore a sto giro un po' più centrale, così se dovesse nuovamente lanciare la mongolfiera, in questo giro gliela deviamo. Stregone di ghiaccio che è già in campo, così lui non dovrebbe teoricamente lanciare la mongolfiera, perché altrimenti insomma va un po' a fregarsi, perché avendo io lo stregone di ghiaccio insomma posso rallentargli tantissimo la mongolfiera. Ok, ripartiamo nuovamente. Adesso non so se usarmi la scarica contro sti sgherri, però devo farlo, perché ragazzi qua se siamo bravi ce la portiamo anche a casa. 300 punti vita, 200 punti vita, basta un colpo. Solo che siamo entrambi a 200 punti vita, ragazzi, siamo praticamente alla fine. Ed è un bel bordello, ragazzi, è un bel casino. Devo riuscire in qualche modo a vincere questa partita, mancano 30 secondi. Solo che siamo entrambi davvero al limite massimo. E qui, ragazzi, mi sa che mi ha fregato. Devo mettere assolutamente qualche estrattore, qualcosa che faccia deviare la mongolfiera, altrimenti, ragazzi, l'abbiamo persa. Ok, mongolfiera deviata, non riesco ad arrivare con il mini pecca sotto torre. Lo stregone di ghiaccio non basta, non riuscire a mettere giù il gigante royale. E forse ce la siamo portata. Se non le mette giù un altro, se le mette giù un altro mi ha fregato e si va in pareggio. Ok, ragazzi, si va al 99%, cioè al 100% in pareggio, quindi bella partita. Abbiamo pareggiato in pieno, però davvero una bellissima partita. Siamo arrivati entrambi, ragazzi, a pari punti. Devo dire un video abbastanza interessante secondo me. Ma ragazzi, io vi dico che se questo video arriva entro oggi a 2500 mi piace, che sono pochi, ragazzi, io creo un torneo, ma non un torneo con le gemme, un torneo come i vecchi tempi, in cui il vincitore, ragazzi, vincerà 15 euro di gemme, che non sono tante, ma insomma, perché no, sono comunque sempre 15 euro regalati. Quindi, ragazzi, per chi non lo sapesse, io volendo creo questo torneo, creo un clan apposta, vi faccio joinare pian piano. Ovviamente ci sono solamente 50 posti liberi,
farò io gli abbinamenti come ai vecchi tempi, quei video mi fecero circa 100.000 visualizzazioni, quindi penso che l'abbiate visto. Sarà un torneo come il vecchio stile che io preferisco. 50 persone, si sfidano sempre a coppie di due. E ovviamente se siamo dispari, uno a caso estratto passerà il turno in modo magico. Chiaramente senza sfidare nessuno passerà il turno perché siamo dispari. E il vincitore vincerà per l'appunto 15 euro di gemme. O meglio, vincerà 15 euro e lui sarà libero di spenderli in gemme. Io però ovviamente vi offrirò questi 15 euro e... oppure direttamente vi compro l'iTunes card o la Google Play card, insomma quello che volete voi. Niente ragazzi, vi dico che da piazza è tutto, un saluto, un abbraccio, ci vediamo come sempre domani sicuramente, o molto probabilmente, sicuramente non c'è niente a parte la morte, domani probabilmente uscirà Pokémon Go e devo dirvi un bel po' di cose su Pokémon Go. Niente ragazzi, da piazza è tutto, scusatemi ancora per questo problema alla bocca che so che si sente, ci vediamo domani e ciao!